finalmente il giorno 10 luglio alle 2:30 di pomeriggio decidiamo di salpare. Eccoci qui alla partenza. Dovrebbe esserci un po' di maretta fino più o meno a metà strada e dopo dovrebbe calmarsi. Ecco qui il nostro capitano alla guida, siamo partiti, destinazione Croazia. Abbiamo deciso di andare a Rovigno, non a Parenzo, a fare rifornimento e documenti per poi proseguire. Eccoci qui a Rovigno, alla fine facciamo carte qui così tanto per cambiare. Facciamo un bel pieno di gasolio e poi vediamo se riusciamo a arrivare al vicino. Rovigno! Sul pontile della dogana, prima tappa della vacanza, tappa tecnica, dobbiamo fare un po' di carte. Dopo aver raboccato 380 litri di gasolio, come sempre, vista l'ora pomeridiana di fronte a Rovigno barra Parenzo, ci sono sempre i delfini, quindi ce li siamo goduti un attimo. Golfo del Quarnaro! Mai trovato un Golfo del Quarnaro così Stiamo tranquillo. Stiamo procedendo a una velocità di crociera di 28 nodi, 3200 giri e è tutto nella norma, pressioni, temperature, voltaggi, quindi andiamo bene, spediti. Mentre ci apprestiamo ad arrivare a Lussino, ci gustiamo questo sunset epico e solenne. Eccoci a Lussino! Nel porto. Quasi 20 anni che vedo Lussino ogni estate, nonostante questo ogni volta mi stupisco di quanto bella sia. Vediamo se riusciamo a trovare un ormeggino questa notte, adesso stanno andando a vedere. Beh, sembra già tutto pieno, non avrei mai detto inizio luglio. Thank you.
raga, che faticaccia, 110 miglia fatti, tra l'altro ci hanno ormeggiato in piazza come piace a Filippo. Siamo proprio in piazza, ho il tappeto in piazza. Eccoci. Un cocktail con Igor, un mio caro amico, titolare del bar Udica e del ristorante da Galeb. Eccoci in Baia Cicat. Questa è Baia Cicat e quello è uno dei piccoli marina che c'è qui a Lussino. I marina sono tre principalmente, c'è quello del centro, c'è che si chiama Losini Luca, che è quello diciamo proprio del centro, con tutti i pontili galleggianti, zero servizi, 60 euro per un 10 metri, mentre qui c'è un po' di servizi ma di livello veramente basso, quindi alla fine bisogna fare tutto in barca. E anche qui sono ancora più costosi, però è ben riparato, a parte che da Scirocco, dove c'è un po' di risacca, per il resto con tutti gli altri venti è molto ben riparato, specialmente se si sta dalla parte di qua. E proseguendo la camminata da Baia Cicat si arriva al campeggio Cicat, che è la baia successiva dove ho trascorso la mia infanzia, quindi ogni volta ci tengo a fare un giro. Avete qualche altra curiosità riguardo agli ormeggi a Lussino? Volendo ci sono anche diverse rade, basta che me lo diciate o me lo chiedete, me lo scrivete sui commenti e ne parliamo. Allora, appena finito di mangiare, lavato i piatti, ora Giacomo sta facendo il rifornimento di acqua, praticamente ha già finito. Questo indica appunto che il serbatoio è pieno e niente, siamo pronti per partire e direzione, adesso vediamo. Se il video ti è piaciuto iscriviti al canale e metti un like.